Bene amici, siamo allo stand di AVM. Ho appena parlato con un ragazzo, una signora gentilissimi, veramente, che mi hanno spiegato tutti i nuovi prodotti e cosa ci si aspetta in un futuro da parte di questo brand completamente tedesco. Mi hanno lasciato degli opuscoli, adesso vi parlerò un po' di un nuovo powerline, una nuova chiavetta USB con tecnologia MuMIMO e ancora un termostato che si può controllare con la tecnologia DECT, uno switch da outdoor, quindi non un powerline, e poi ancora abbiamo un modem router VDSL, ADSL e un altro powerline. Allora andiamo insieme un attimino a fare un giro di quello che AVM ha presentato. Vedete, ha messo uno stand davvero grandissimo. Adesso facciamo un attimo un giro e ve lo faccio vedere più da lontano. Ok, faccio vedere da qui, guardate quanto è grosso. E adesso andiamo a vedere un attimino i prodotti che mi hanno annunciato. Scusate, ma purtroppo allora, questa qui è la chiavetta, quella che vi dicevo, vi parlavo di questa chiavetta che è simile a quella già presente e disponibile sul mercato. È una chiavetta che supporterà la tecnologia MuMIMO di Qualcomm. Questi sono i modelli della chiavetta, perché questa chiavetta era già disponibile in realtà, ma adesso supporta la tecnologia MuMIMO. Poi mi è stato presentato questo prodotto che è davvero particolare, è praticamente un FreeXDECT 300, non è altro che, come abbiamo visto prima in un altro stand, praticamente si mette nel calorifero e sostanzialmente potete controllarlo tramite l'app. Supporta solo il FreeXBOX perché supporta la tecnologia DECT e non il Wi-Fi. Questo è invece un powerline già disponibile, uno switch già disponibile sul mercato, praticamente potete controllarlo da remoto, quindi spegnere o accendere ciò che vi è collegato qui. E poi abbiamo tutta una serie di modem router, cable modem, abbiamo il 7490. E una particolarità di questo prodotto che avevo già recensito sul canale e che ho personalmente a casa, chiaramente supporta la VDSL, mi è stato detto che praticamente verrà aggiornato con una versione che ora è disponibile in beta soltanto per la Germania, e verrà aggiornato con la funzionalità di band steering. Cosa vuol dire? Chi non sa cos'è il band steering, potete andare a trovare delle informazioni su internet. Praticamente permetterà di avere sostanzialmente un'unica rete wifi con un unico nome sia sulla rete da 2,4 GHz che da 5 GHz, e il FreeXBOX in autonomia e con decisioni particolari legate alla portata, alla capacità eccetera, deciderà se switchare in automatico sulla 2,4 o sulla 5 GHz, quindi non avverrà più in maniera diciamo casuale, ma ci sarà una motivazione legata appunto alle performance di collegamento da parte del prodotto. Ancora abbiamo powerline che supportano adesso anche la tecnologia AC, per esempio qui abbiamo una C1200 megabit, ve lo faccio vedere, oppure abbiamo di qui sempre la C1200 megabit, e questo con presa passante, questo senza presa passante. Abbiamo anche un powerline un po' più economico con funzioni davvero molto molto interessanti. Andiamo a fare un attimino uno skip dall'altra parte, vediamo un attimo i prodotti che sono stati presentati dall'altra parte dello stand di AVM. Per esempio guardate adesso anche da questa parte quanto sono piccoli questi ripetitori di AVM. Qui sopra abbiamo le specifiche tecniche, ma muoviamoci ancora dall'altra parte per scoprire altri prodotti. Inoltre da questa parte abbiamo la possibilità di scoprire anche un nuovo prodotto che è stato presentato da poco, il FreeXFone C5. Io avevo già recensito il FreeXFone C4, questo modello che è già disponibile da un 5-6 mesi, ma in realtà io non ero a conoscenza. E poi ragazzi, abbiamo tutta una serie di modem che supportano il cable modem, la VDSL. Questo è un prodotto che supporta
VDSL con profilo fino a 35B, credo, supporta tecnologia MIMO, quello che sta recensendo la ragazza, insomma veramente tantissimi prodotti, ma poco all'insegna degli smart plug. ABM punta tantissimo a coesione con il DECT, ma ha fatto uscire pochi prodotti che supportano il DECT. Questo potrebbe essere un problema, perché i prodotti box hanno tantissime potenzialità, ma in realtà prodotti smart home, abbiamo visto che Devolo punta tantissimo, ma pochissimo al networking. Chissà che non ci sarà una cooperazione tra le due aziende marchiate DE in un futuro, e chissà se magari si potranno avere soluzioni a 360 gradi marchiate con un unico brand. Va bene, dai ragazzi, dallo stand di ABM credo di aver detto tutto, io vi ringrazio e niente, vi lascio al prossimo video. Ciao ciao dall'IFA di Berlino.